Aveva preso di mira un distributore lungo l'asse viario di Milazzo, ma i carabinieri del comune mamertino lo hanno identificato e bloccato. Nel corso della scorsa notte una segnalazione ad una pattuglia del nucleo radiomobile denunciava un furto presso il distributore di carburanti BN di Corso Sicilia. Immediato l'intervento dei carabinieri, alla cui vista i malviventi si sono subito dati alla fuga. Poi un rocambolesco inseguimento e i militari dell'arma che riescono a raggiungere, bloccare e arrestare uno dei responsabili, che si presentava ancora con volto coperto da passamontagna, guanti da lavoro e auricolare all'orecchio sinistro, collegato ad una rice trasmittente tenuta nel taschino del proprio giubbotto. Il secondo malvivente invece è riuscito a sottrarsi alla cattura, dileguandosi nelle campagne presenti a ridosso della stazione di servizio. Nel corso del sopralluogo è stata accertata l'effrazione della colonnina adibita ad accettatore di banconote e sono stati rinvenuti una sega flex circolare e diversi annesi da scasso. Il malvivente Antonino Zullo, 40 anni, pregiudicato per reati specifici, è stato condotto presso la caserma di via Giordano Bruno e trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.